Vi prego, risparmiatemi, messere. Padre? Federico? Oh, Ser Ezio, grazie a Dio. Che è successo? Dove sono tutti? Hanno portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in prigione. E mia madre? Mia sorella? Ezio. Claudia. Stai bene? Sì, ma nostra madre è sconvolta. Ha opposto resistenza e loro... Qui sono in pericolo. Puoi portarle da qualche parte? Sì, sì, da mia sorella. Bene, d'accordo. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messer Ezio. Le guardie cercavano anche voi. Perdonatemi, messere. Ora per tutti. Sono un vero idiota, lo so, non c'è bisogno che me lo... inviando a Firenze un altro segnale di disobbedienza. Pare che i giovani della città abbiano radunato i membri della nostra onorevole delegazione e ne abbiano denudato le terga. Udite, udite! Il raduno biennale è stato posticipato per via delle questioni legali che riguardano il gonfaloniere. Ha perduto il sedile. Giù, eh? Ah, ci hai provato! Più veloci! Più veloci! Sta scappando! Per quanto riesci a correre, eh? Scendi giù! Subito! Laggiù, eccolo! Addosso! Datemi alla larga!
Ezio. Padre, che è accaduto? Qualche percossa, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma ve l'aspettavate? Non in questo modo e non così presto. Ma ora questo non conta. Che volete dire? Spiegatevi! Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a Messer Uberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei pazzi tutto questo. C'era un messaggio per voi alla Colombaia, diceva... Va, Ezio, presto! Serata. Alla mia frutta! Ti farò frustare per quello. Certo, se trovassi una guardia qui in poco. Ah, sparisci dalla mia vista. Mio padre ha detto che qui c'era una porta. Devo consegnarle a Messer Roberti.